Soffrire fino al termine per avere la meglio sul Cagliari, ma il rassegnato ed anzi per lunghi tratti dominatore della gara. È andata male alla squadra di Perez, ma i campioni d'Europa hanno tremato. Il gol messo a segno da Boxic dopo soltanto 8 minuti di gioco, preciso lancio di Del Piero, raso terra del croato e niente da fare per Pascolo, ha costretto il rossoblù ad inseguire per tutta la partita ed a correre qualche rischio, come in questo caso quando Pascolo è dovuto uscire sui piedi di Porrini per evitare il peggio. Col passare dei minuti è stata però la Juventus a subire la pressione del Cagliari. Peruzzi si salva in questo modo da un'incursione di Romero e subito dopo ancora l'attaccante uruguaiano si fa largo nella retroguardia avversaria, ma viene ancora anticipato da Peruzzi. Il Cagliari insiste nella ripresa, prima Pancaro impegna Peruzzi con questo rasoterra sul calcio piazzato, poi Silva lascia sul posto Ferrara, ma Romero non raggiunge il cross del compagno. Ancora Silva manda alto di testa sul passaggio di Romero e qualche minuto dopo ancora Silva sfiora il gol. Raddoppia invece la Juventus con Ferrara che devia con l'esterno destro una palla fornita di da Del Piero. Poi i bianconeri colpiscono il palo con Conte e al 17° accorcia le distanze Villa, deviando in rete una punizione battuta da Pancaro. I rossoblù protestano per questo fallo in aria su Banchelli e nel finale Romero non raggiunge la palla nonostante lo spettacolare tuffo.